Ben ritrovati, queste le previsioni per il weekend del 17-18 ottobre. La giornata di sabato 17 ottobre sarà caratterizzata da addensamenti nuvolosi in mattinata, localizzati sulla penisola salentina e in serata sparse su tutta la regione, assenza di precipitazioni. Le temperature dell'aria avranno massime comprese tra i 18 e i 23 gradi e minime tra gli 11 e i 16. I venti saranno variabili in giornata, generalmente deboli o assenti in mattinata sulla Puglia centrale, moderati con provenienza da ovest nel Golfo di Manfredonia e da nord-ovest a sud di Leuca. In serata tenderanno a ruotare con provenienza da sud nel Golfo di Taranto e si intensificheranno nel canale d'Otranto con provenienza da nord. Il mare sarà mosso nel Golfo di Taranto e nel canale d'Otranto, altezze d'onda massime comprese tra gli 80 cm e 1,20 m. Generalmente poco mosso lungo la costa adriatica pugliese, il mare si presenterà più caldo nell'area ionica, con temperature superficiali di 24 gradi, mentre continua il raffreddamento lungo le coste adriatiche con medie di 21 gradi circa. La tipica circolazione delle correnti provenienti da nord è presente lungo la costa adriatica. Nel Golfo di Taranto si evidenzia la presenza di vorticità anticiclonica. E passiamo alla giornata di domenica 18. Il tempo sarà stabile con assenza di precipitazioni e addensamenti nuvolosi di rilievo su tutta la regione. Le temperature massime e minime rispetto alla giornata di sabato rimarranno stabili. I venti sulla regione saranno generalmente assenti durante la giornata, con tendenza ad aumentare in serata con provenienza da sud nel Golfo di Taranto. Il moto ondoso tenderà generalmente a diminuire sia in Adriatico che nel Golfo di Taranto, con mari poco mossi e altezza media d'onda di circa 30 cm. Infine, vediamo il profilo verticale della temperatura nelle acque ioniche, più calde rispetto a quelle dell'Adriatico. In superficie la temperatura sarà di circa 24 gradi e il limite inferiore del termoclino è posizionato a circa 80 metri con temperatura di circa 16 gradi. Il team di Che Mare Farà in Puglia vi invita, come sempre, a scaricare l'applicazione Sea Condition disponibile sia su Google Play che su App Store per approfondire le nostre previsioni e vi augura un buon fine settimana.